Chiesta la proroga di un anno per il posto di polizia Polferdi sul Mona, ad annunciarlo la senatrice di Forza Italia Paola Velino nel corso della manifestazione a difesa del presidio svoltasi questa mattina nella stazione ferroviaria. Io ho già detto al ministro che se non arriva questa proroga faremo sotto al ministero una grande manifestazione di tutta la regione Abruzzo, perché quando ci sono questi accadimenti, a me piacerebbe vedere, così come noi facciamo per altri comuni dell'Abruzzo, la partecipazione di tutti. Invito la città a scendere in piazza il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, ribadendo il diritto fondamentale alla sicurezza e l'importanza di lavorare insieme. Non ha nessun fondamento il depotenziamento di questa Polfer, di questa sezione di Polfer locale. Noi porteremo avanti questa istanza con l'aiuto, insomma, dei parlamentari e di tutti i rappresentanti politici del territorio, perché questa è una battaglia di territorio, non è una battaglia di parte. Sicuramente da parte di tutta l'amministrazione c'è la volontà che questo presidio non venga chiuso. Come già è stato detto, in Consiglio Comunale è stata affrontata la problematica, è stato votato all'unanimità un ordine del giorno. Ma i numeri sono elevatissimi rispetto anche agli altri due presidi che noi abbiamo in provincia. Noi non possiamo permettere che venga depauperata questa stazione ferroviaria. Sulmona è già stata depotenziata a livello di commissariato, scarse sono le risorse delle forze di polizia e siamo convinti che con queste risorse non si possa sostituire la perdita della Polfer. Santino Licalzi del sindacato COISP ha fatto notare che nella stazione di Sulmona transitano 65 treni giornalieri, 25 treni l'anno della Transiberiana d'Italia e che l'infrastruttura è secondo scalo d'Abruzzo con 500.000 passeggeri annui. Il sindacato annuncia un esposto alla Procura della Repubblica per eventuali episodi che si verificheranno in caso di soppressione della Polfer e avvia la raccolta firme porta a porta. I cittadini devono sottoscrivere questo documento in cui chiedono l'aumento dell'organico. Con l'aumento dell'organico sicuramente il posto non verrà chiuso. Per noi che viaggiamo quotidianamente come pendolari, come studenti e lavoratori, è fondamentale il presidio delle nostre linee da parte della Polfer, ma no, anche per il personale che poi lavora. Questa è una vera e propria rapina. Pensate all'Aquila, perché il problema è politico e io non vedo né la Pezzopane né di Pancrazio che qui sono venuti a prendere voti. A prendere voti. Non ci dobbiamo scordare che all'interno del territorio Peligno abbiamo uno degli istituti di pena tra i più pericolosi d'Italia, in procinto di divenire il più pericoloso in assoluto d'Europa. Tra gli altri hanno partecipato alla manifestazione il consigliere comunale Bruno Di Masci, la sezione ANA, le guardie ecozoofile, Domenico Capaldo del coordinamento Mobast, il vice sindaco di Bugnara, Domenico Taglieri e pochi cittadini.